Allora, dottor Massimo Ceccarelli, lei lavora qui quotidianamente e ha il polso della situazione perché vede sempre la pista ciclabile. Quanti ciclisti passano qui alla pista ciclabile? Che uso c'è della pista ciclabile da parte dei cittadini per quanto riguarda le attività sportive, insomma? Dunque, l'ho detto poc'anzi, la controprova della inutilità di questa struttura, almeno nel tratto che va da via Michelangelo fino a Madonna del Ponte, oltre la chiesa e fino alla rotonda di fronte alle cementerie, è del tutto inutilizzata. Anzi, è opportuno precisare che tutti i ciclisti, quelli vestiti da ciclisti professionali, e non quelli cosiddetti amatori, non usano la pista ciclabile, salvo tre persone, due donne e un soggetto anziano, che ne fanno uso, naturalmente in maniera saltuaria, ma la dimostrazione dell'inutilità e della non sfruttabilità della pista ciclabile è data dal fatto che tutti i ciclisti transitano in questa strada e sono molto pochi, perché solo degli sciocchi vanno a finire in un luogo dove l'aria è quasi irrespirabile e piena di pulviscoli e di polveri atmosferici, ma vanno in altre aree, in altre strade. Quindi questo dimostra inutilmente che al di là della non disponibilità ad accettare quest'opera da parte della gente che vive qui, c'è anche il fatto del rifiuto da parte dei ciclisti, dei potenziali utilizzatori.